Ciao runner, bentornati su The Running Club. Io sono Dario Marchini e oggi mi trovo in un posto magico, un pezzo d'Africa importato in Italia. Sono a San Rocco a Piglia, pochi chilometri da Siena, dove sorge il Tuscany Camp. Una struttura che una decina di anni fa è stata realizzata dal suo ideatore, Giuseppe Giambrone, un allenatore che aveva un sogno, quello di creare un posto in cui atleti di tutte le etnie potessero allenarsi insieme, stare insieme 24 ore su 24 e puntare a raggiungere gli obiettivi più grandi dell'atletica e in particolare nella corsa. E ci è riuscito perché alcuni degli atleti che si sono allenati qui anche negli scorsi mondiali a Eugene hanno vinto delle medaglie come i fratelli Kelimo. Ma tra gli atleti che oggi si allenano qui troviamo anche Johannes Chiappinelli e l'ultimo arrivato Ilias Ouani, che punteranno delle medaglie alle prossime Olimpiadi e nei prossimi anni. Insieme a Giuseppe, a Johannes e a Ilias abbiamo fatto quattro chiacchiere insieme per capire qual è lo spirito del Tuscany Camp, che cosa si nasconde dietro a Tuscany Camp e un po' anche quali sono i loro obiettivi per i prossimi mesi e cosa cercano di raggiungere tutti insieme. Abbiamo anche corso insieme a loro, hanno delle bellissime strutture completamente naturali a pochi passi dal camp, dove ogni giorno si vanno ad allenare. Ci siamo andati con loro, li abbiamo visti correre in questa bellissima pista che sembra posizionata nella savana africana, e invece ci troviamo in mezzo alle colline senesi. E vi faccio raccontare da loro tutto quello che di bello è in grado di regalare questo Tuscany Camp. Ascoltateli, lasciate i vostri commenti come al solito sotto il video di YouTube o sui nostri canali social. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli atleti che qua si trovano. Sono 25 gli atleti che si trovano nel camp attualmente, di tante etnie, provenienti dall'Uganda, provenienti dal Burundi, provenienti dalla Tunisia, tanti ragazzi anche italiani molto giovani, e speriamo che da questo sogno possano uscire tante medaglie e nuovi campioni che possano far appassionare ancora tante più persone a questo splendido sport che è la corsa. Vi lascio in compagnia di Giuseppe, di Ilias e di Johannes. Ciao a tutti. Ciao Giuseppe, benvenuto su The Running Club. Raccontaci un po' chi sei. Ciao a tutti, buongiorno. Senti, sono un atleta e sono un allenatore di atletica leggera e prima un discreto amatore. Ho avuto sempre la passione di allenare sin da piccolo, quando nella parrocchia, nell'oratorio del mio paese, Caltavuturo, ho iniziato ad allenare i bambini quasi coetanei, io avevo 12 anni. E poi negli anni questa passione è sempre di più cresciuta e sempre di più professionalizzandosi. E ho allenato, diciamo, dall'età dalle giovanili fino ad arrivare agli atleti adulti, ma sempre con un gruccio nella testa di creare un centro di eccellenza della preparazione atletica qui in Italia, e in particolare nella provincia di Siena, dove io sin da piccolo venivo a trovare mio fratello e dove poi io, all'età di 20 anni, mi sono trasferito definitivamente. E qui a Siena da qualche anno hai iniziato il tuo vero progetto, il Tuscany Camp. Raccontaci un po' che cos'è questo Tuscany Camp. Sì, Tuscany Camp è un progetto che io avevo in mente sin da piccolo, come dicevo, e che naturalmente non ho avuto mai il coraggio di fare, perché capite che non conoscendo una parola d'inglese e non avendo, diciamo, risorse economiche e soprattutto avendoci avuto il posto fisso, era difficile lasciare tutto il sicuro per l'incerto. Però poi invece nel 2013 ho preso coraggio, ho iniziato a intraprendere questa strada, e andando in Africa senza sapere una parola d'inglese, prendendo una macchina in affitto e iniziando a capire come funzionava quel mondo lì. E da lì è partito sotto forma di passione, fino al 2021, quando ho avuto il coraggio di lasciare tutto, il lavoro eccetera, per lanciarmi completamente verso questo progetto,
che non è altro che un insieme di eccellenze che qui sul territorio, dove già il territorio è molto vocato a questa, all'atletica, già dagli anni, fine anni 70, con grandi campioni che vivevano qui e hanno fatto la storia dell'atletica. E poi nel 2011 con mia moglie ho fondato aperto gli studi medici sempre qui a Salò Cappilli. E poi con l'aiuto del mio amico professor Bonifazi, che è un fisiologo di fama mondiale, e del mio allenatore che mi ha cresciuto, Tommaso Ticali, diciamo, ho messo insieme tutte queste tasselle e così è nato il Tuscany Camp, quindi un'assistenza completa agli atleti, sia da un punto di vista dei percorsi, paesaggi e fino ad arrivare all'assistenza sanitaria, che conta di circa 50 specialisti che, di tutti i settori, medici e fisioterapici, che assistono direttamente anche gli atleti, oltre che naturalmente la popolazione locale, naturalmente. E quindi qui poi, dove loro vivono, hanno adeguato, diciamo, la struttura anche a una casa, diciamo, che sia accogliente per le loro esigenze, insomma. Qui a Salò Cappilli c'è un casale che tu hai preso, hai ristrutturato e adesso ospita 25 atleti circa. Sì, praticamente abbiamo avuto la fortuna, tramite la famiglia Neri, nella persona di Laura Neri, che ci ha creduto nel mio progetto e quindi mi ha affittato questa villa storica del Settecento, fondata dalla famiglia Neri, dalla famiglia Borghesi Bichi, gli stessi borghesi di Roma, e quindi possiamo contare di questa bellissima location dove i ragazzi vivono, quindi condividono la quotidianità, condividono le pulizie, condividono la cucina, quindi è una grande famiglia, ecco, come per riassumere è quello il Tuscany Camp adesso, è una grande famiglia con l'obiettivo di vincere tante medaglie. E la maggior parte degli atleti che vivono al Tuscany Camp sono ugandesi, tunisini, del Burundi, qualche italiano. Come mai questa differenza di etnie? Normalmente siamo abituati a vedere etiopi e keniani. Come mai la tua scelta invece di andare su questi ragazzi? Allora, la mia scelta iniziale, come dicevo, di iniziare il Tuscany Camp era quella anche di scoprire una nazione nuova. E quindi tramite un ragazzo che è stato il nostro primo atleta, era un ragazzo purtroppo in decadenza a livello atletico, ma soprattutto era caduto nell'alcolismo ed era ugandese. Quindi io, guardando proprio semplicemente la cartina geografica, ho visto che c'era una nazione Uganda a fianco al Kenya e quindi ho detto: voglio andare a vedere lì cosa si può trovare. Sicuramente i ragazzi saranno forti uguale, con le stesse motivazioni dei keniani, ma non sono keniani. E quindi da lì è partito, tramite l'aiuto di questo ragazzo qui che abbiamo recuperato subito. Ci siamo accreditati immediatamente presso la federazione ugandese, poi lì si vive un italiano, fra l'altro all'interno della federazione, che lavora per loro, che è Flavio Pascalato, e da lì è nata una grandissima relazione anche con la moglie, che è il segretario generale, è partito questo progetto di iniziare a scoprire, diciamo, i giovani talenti. Questo era il mio gruccio, di non partire con campioni eccetera, ma con ragazzini scoperti da me nei vari villaggi, fino ad arrivare al culmine, diciamo, di queste scoperte favolose nel 2015, quando in un colpo solo ho scoperto Jacob Kiplimo, Victor Kiplangat, Oscar Celimo e Albert Chemutai. Quindi questa è stata un'annata molto positiva, sia per me ma anche per l'atletica mondiale, perché ora sono tra i più forti al mondo. E quindi piano piano è cresciuto sempre di più questo progetto e al momento siamo arrivati a 22 medaglie a diversi campionati del mondo, e un record del mondo su strada e 7 record nazionali. E quanto tempo passano durante l'anno questi atleti al Tuscany Camp? Ma gli atleti vivono qui, cioè non è un camp, ora la parola di camp è, sembra quasi un ritiro, no? Come dire, vado a fare un ritiro, un raduno da qualche parte, no? Questo è proprio casa loro, sono proprio residenti qui, vivono qui, sono domiciliati qui, quindi loro è il casa loro, quindi loro, come dicevo, cucinano loro, condividono tutto in casa. Non è una struttura ricettiva, per capirsi, quindi è una casa adeguata alle loro esigenze.
e condividono tutto, anche voglio dire le difficoltà, quindi è una grande famiglia dove ognuno è fratello con gli altri e soprattutto è bello vedere che anche di diverse etnie, di diverso colore della pelle o di diverse religioni vivono e convivono in maniera pacifica e serena e attualmente da 5 nazioni diverse, quindi Uganda, Burundi, Ruanda, e Italia sempre di più e Tunisia appunto come abbiamo detto prima. Quali sono le maggiori difficoltà che trovano questi ragazzi quando arrivano qui al Tuscanica? Ma difficoltà diciamo che non vedo delle grosse criticità, anche perché come vi dicevo essendo una grande famiglia si aiutano uno con l'altro e poi qui trovano già atleti della loro che parlano la loro lingua, che già sono qui anche da prima, quindi questi ragazzi che sono già qui da più tempo aiutano i nuovi a introdursi nel camp e l'unica diciamo un po' più criticità che possiamo notare è più il discorso della lingua, perché soprattutto i burundiani quando arrivano non parlano né l'inglese né il francese e purtroppo l'analfabetismo è quasi normalità in Burundi, quindi quando arrivano qui cerchiamo di educarli, ora prendiamo anche un insegnante per iniziare a parlare italiano e l'inglese, gli si insegna anche a utilizzare sistemi informatici come Excel per educarli un po' anche alla gestione futura, no, dei loro guadagni e in modo che questo tipo di educazione porti poi in un futuro a una imprenditorialità personale e sviluppare la loro carriera anche a livello imprenditoriale utilizzando i guadagni che loro fanno durante la carriera atletica. Anche in virtù del fatto che io credo che aiutando un atleta con talento in Africa si può aiutare tanta gente, perché al momento che finisce l'atletica dovrà fare imprenditorialità e quindi far lavorare anche tanti altri giovani o adulti che purtroppo il loro talento non ce l'hanno. E quindi abbiamo avuto delle realtà importanti dove tipo Boniface Kiprop, quando ha smesso l'atletica, ha fondato questa azienda agricola molto grossa, è una delle più grandi che c'è in Uganda adesso, che conta più di 50 dipendenti, anche con trattori all'avanguardia come se fosse in Europa. E quindi questo per noi è un motivo di orgoglio e soprattutto per cercare di contenere una grossa piaga che è quella dell'alcolismo che in Africa è molto diffuso soprattutto tra gli ex campioni. Da poco sei diventato anche l'allenatore di Ilias Owani. Su cosa state lavorando e che cosa avete in programma? Allora, Ilias era già stato qui, quindi conosceva un po' il Tuscane e per esigenze personali così ha deciso di venire qui e quindi l'abbiamo accolto in questa nostra famiglia di comune accordo anche con Massimo Magnani e col suo manager Marcello, con cui noi già collaboriamo per tutti gli altri atleti nostri e quindi visto anche il buon rapporto che c'è sia con Massimo sia con Marcello la cosa è venuta quasi automatica diciamo, ecco. E al momento stiamo cercando di arrivare alla maratona di New York nel miglior modo possibile, anche se capite che il ragazzo ultimamente ha avuto delle abbastanza difficoltà però tutto sommato siamo fiduciosi e questo diciamo nell'immediato. Nell'immediato futuro naturalmente è quello di cercare di qualificarsi per le Olimpiadi e partecipare alle Olimpiadi nel migliore dei modi. Che cosa pensi del grande numero di atleti africani che ultimamente vengono trovati positivi al doping? Ma io penso che più che penso ho visto e purtroppo lì è una piaga che non è più sotto controllo, o meglio non è stato sotto controllo fino a poco tempo fa, fino a quando la World Athletics ha fatto un accordo col governo keniano in cui il governo keniano si impegnava a debellare il doping e purtroppo, dico purtroppo, è una piaga perché è fuori controllo in quanto lì ultimamente era molto semplice reperire anche sostanze e molti medici locali erano diciamo organizzati anche per fare questo, quindi per questo dico fuori controllo anche da parte di manager o
chiunque doveva stare dietro agli atleti, perché in maniera autonoma, con pochi spiccioli, riuscivano a doparsi, no? Quindi questo è un problema. Un altro problema, purtroppo, dico purtroppo, e non è sempre colpa dei ragazzi, è anche il fatto di assumere a volte farmaci che contengono doping magari senza saperlo, perché magari vanno perché gli fa male lo stomaco, gli fa male una gamba, vanno in un qualsiasi piccolo centro di medicina lì nell'Africa e magari il dottore, che non conosce la normativa, magari gli prescrive, che ne so, delle pasticche antidolorifiche che contengono magari morfina o altro. Quindi diciamo c'è un insieme di tutto questo. Molto però è dato dal fatto che si sono auto-organizzati per doparsi. Come capite, non hanno nulla da perdere, quindi ci provano, molti di questi ci provano. E a volte ci riescono, a volte no, ma è purtroppo un grosso problema questo. E spero che con questo sistema che hanno adottato adesso in parte venga debellato in Kenya, come speriamo anche in tante altre parti dove potrebbe essere diffuso ma ancora non scoperto, come in Kenya. Kiptum ha quasi raggiunto la barriera delle 2 ore in maratona. Pensi che sarà lui il predestinato a sorpassarla? E quanto è merito dell'atleta e quanto delle scarpe, delle super shoes che ultimamente indossano? Allora, io vabbè, per lui mi auguro che lo faccia lui, per lui stesso. Però io già dal 2015 sostengo che il primo uomo a fare sotto 2 ore sarà l'atleta che ho scoperto io, Jacopo Kiplimo. Questo lo dicevo già quando era allievo al primo anno, per quello che vedevo e per quello che faceva. E spero, insomma, che questa mia previsione sia giusta, anche se non è più con me, però gli auguro il meglio. È cresciuto con me, per me è come un figlio, quindi è comunque ancora ora il rapporto è molto padre-figlio, anche se il rapporto lavorativo al momento è finito, insomma, ecco, il nostro rapporto tra allenatore e atleta è finito, tra padre e figlio no, perché è cresciuto qui da piccolo, quindi, ed era proprio in affidamento giudiziario, anche proprio a livello giuridico, non solo di affettivo, insomma, ecco. E quindi spero che lo faccia lui, anzi penso che lo potrà fare lui, e lo ha dimostrato facendo 57 e 31 nella mezza maratona, insomma. Un'ultima domanda. Il tuo sogno nel cassetto qual è? Il mio sogno nel cassetto è cercare di aiutare sempre più ragazzi a realizzare i loro sogni. E naturalmente con qualche ragazzo italiano, sinceramente. Cioè il mio sogno è quello, anche di riuscire a dimostrare che anche gli italiani, se vogliamo, siamo forti e non è un problema di colore della pelle, insomma, ecco. E soprattutto che si può vincere anche stando in Italia. Perfetto, grazie mille Giuseppe, in bocca al lupo per la tua avventura e speriamo di vedere presto qualche atleta italiano soprattutto con addosso una medaglia. Grazie, buona giornata, ciao. Ciao Ioannes, benvenuto su The Running Club. Ciao a tutti, grazie per questo invito, per questa opportunità. Facciamo una intervista veloce su il Tuscany Camp e quello che hai in programma nelle prossime settimane. Innanzitutto, da senese, che cosa rappresenta per te il Tuscany Camp? Allora, bella domanda. E da senese, Tuscany Camp per me è un motivo, sì, di orgoglio, perché già di per sé Siena è una bellissima città e nei dintorni di Siena ci sono bellissimi paesaggi, e in più avere una realtà come il Tuscany Camp vicino alla mia città dove sono cresciuto è veramente un motivo di orgoglio e di vanto. E perché hai scelto di entrare a far parte del team ON e del Tuscany Camp? Principalmente perché quando ho cambiato allenatore, o quando ho deciso di cambiare allenatore, ho valutato un po' vari allenatori in Italia, e il primo che mi è venuto in mente è stato Giuseppe Giambrone, che stava qua al Tuscany Camp vicino a casa mia. Ho detto, perché non cogliere questa opportunità, essendo vicino a casa mia, avendo questa struttura come vedete qua alle mie spalle, con un bel gruppo come quello che è qua al Tuscany Camp. Ho detto, è il posto ideale per me, quindi decido di
allenarmi con Giuseppe, per ora mi sto trovando benissimo. E una volta entrato nel progetto Tuscany Camp, poi di conseguenza è venuto fuori che anche sono stato sponsorizzato dalla ON, un brand con quale mi trovo alla grande e con quale insomma si spera di fare grandi cose in futuro. Cos'è cambiato rispetto a come ti allenavi prima da quando sei arrivato qui? È cambiato che principalmente prima mi allenavo da solo, avevo un piccolo gruppetto qua a Siena, però adesso invece ho un bel gruppo, siamo 20-25 atleti perenni che ci allenavo tutti insieme qua e questo è un motivo di stimolo per fare sempre meglio ogni giorno. E è cambiato questo e poi, come dicevo anche, ho detto anche altre volte, mi sento più professionista adesso perché comunque sono circondato da figure professionali, fisioterapisti, ci sono qua vicino a San Rocco gli studi medici che ci assistono in tutto per tutto, abbiamo una bella palestra all'avanguardia e poi ci sono tutti i macchinari e quindi diciamo è cambiato principalmente questo. La tua giornata tipo com'è? La mia giornata tipo invece è sveglia verso le 7:30, d'estate anche un po' prima, mentre adesso sì, 7:30-8, allenamento è previsto verso le 8:30-9 e poi una volta di ritorno dall'allenamento facciamo una colazione, un po' di riposo e pranzo verso mezzogiorno e mezzo l'una, dopodiché un po' di riposo, ancora un po' di riposo oppure giochiamo con gli altri ragazzi a basket o a Monopoli o quello che è, oppure ci leggiamo un libro e dopodiché il secondo allenamento è previsto verso 4:30-5, di ritorno doccia, cena verso le 8 e poi un film tutti insieme e si va a nanna, poi si riprende il giorno dopo con la stessa routine più o meno. E qual è il tuo allenamento preferito da quando sei qua? Allora, il mio allenamento preferito è diciamo sempre stato le robe più lunghe, mentre quelle ripetute corte, brevi, non mi sono mai piaciute, mentre i lunghi mi stanno piacendo sempre di più e per questo mi sento maratoneta e mi aiuta questa roba a sopportare ancora meglio i lunghi, appunto, che sono il mio allenamento preferito. Dal 2022 hai abbandonato i 3000 LSRP e hai fatto record italiano nei 10 km, un'ora e mezza. Nel 2023 sei il terzo italiano di maratona attualmente. Quali sono gli obiettivi per il prossimo anno? Per il prossimo anno c'è un grande obiettivo che è quello delle Olimpiadi e io sto lavorando bene. Devo ancora qualificarmi perché comunque in Italia attualmente siamo 5-6 che ce la giochiamo per 3 posti e devo far bene la prossima maratona che è prevista verso febbraio-marzo, ancora da definire di preciso. E quindi l'obiettivo principale saranno le Olimpiadi, e non da meno, però ci sono anche gli europei a Roma, quindi mi preparerò al meglio per questi due obiettivi. E che rapporto hai con gli altri maratonetti italiani, i tuoi colleghi? Principalmente Ilias, che è anche lui qui con te al esatto, camp. Esatto, adesso ho l'attuale detentore del record italiano qua al Tuscany Camp e siamo amici, nessuna rivalità, a parte quando entriamo in gara e quindi lì ovviamente c'è competizione, come giusto che sia, però fuori dal campo siamo amici, come sono amico con tutti gli altri ragazzi maratoneti. E qui al Tuscany Camp che rapporto c'è con gli altri ragazzi con cui condividi praticamente tutta la giornata? Benissimo rapporto, ci sono ragazzi da tutte le parti del mondo e ci divertiamo, scherziamo tra di noi, proviamo a parlare, io provo a parlare magari l'arabo perché ci sono ragazzi arabi che mi insegnano qualche parola, io insegno qualche altra parola e poi quando è che ci alleniamo si lavora duro e via. E Kiptum ha quasi raggiunto la barriera delle 2 ore. Secondo te chi sarà il primo a riuscirci e soprattutto
quanto incidono le nuove scarpe, le nuove tecnologie in questi tempi che si abbassano sempre di più? Sì, Kiptum ormai è l'indy che sta per scendere sotto le due ore e credo che il predestinato sarà lui, perché alla sua terza maratona ha già fatto, lo sta per abbattere il muro, e quindi molto probabilmente alla sua quarta o quinta farà sotto le due ore. E sicuramente le scarpe si aiutano molto, e infatti stiamo vedendo che ultimamente un sacco di gente che fa temponi di qua, temponi di là, e però comunque sia ci deve sempre essere un lavoro sotto, non è che le scarpe corrono da sole, quindi il lavoro sotto degli atleti c'è sicuramente. E qual è la tua scarpa di home preferita, quella con cui ti trovi meglio? Mi trovo molto bene con le Cloud Monster per fare i lenti, per fare le corse tranquille, mentre per fare i lavori mi trovo molto bene con le Cloud Boom Echo, e mi trovo benissimo perché sono reattive, il giorno dopo non sento le gambe troppo affaticate, quindi sono perfette. Ultima domanda, poi ti lascio libero. Il tuo sogno nel cassetto qual è? Il mio sogno nel cassetto, come un po' tutti gli atleti, è prima di tutto partecipare sia alle Olimpiadi, e spero di riuscirci il prima possibile, e poi mi piacerebbe anche sì prendere una medaglia a livello mondiale o alle Olimpiadi, e io sto lavorando per quello e vediamo insomma cosa mi riserva il futuro, sì. Allora, innanzitutto in bocca al lupo per le tue prossime gare, sia quelle vicine che quelle più lontane. Grazie per questo tempo che ci hai dedicato e buon allenamento per oggi pomeriggio. Grazie a voi, grazie mille. Ciao a tutti, siamo con Ilias Ouani, primatista di maratona italiano con 2 ore e 7 e 16 secondi. Benvenuto su The Running Club. Ciao a tutti, grazie a voi. Partiamo con qualche domanda sul Tuscany Camp. Sei l'ultimo arrivato in questo camp. Che cosa ti ha spinto a lasciare Massimo Magnani e a raggiungere gli altri tuoi compagni che ora trovi qui? Allora, con Massimo Magnani è stata un'esperienza bellissima, perché è uno degli allenatori migliori in Italia e nel mondo, col quale insomma sono riuscito a fare dei risultati di altissimo spessore. E la decisione appunto di venire al Tuscany Camp è nata più che altro da un'esigenza di avere intorno a me un contesto stimolante, un contesto in cui si respirasse atletica ad alto livello, e qui al Tuscany Camp sono riusciti a tirare su una realtà, Giuseppe Giambrone è riuscito a tirare su una realtà assolutamente particolare, unica nel suo genere, sia in Italia sia in Europa, in cui è riuscito a mettere un'intera struttura con servizi di alta tecnologia a disposizione di atleti che vengono qua da ogni parte del mondo, e questo penso che per un atleta che vuole fare atletica ad alto livello sia appunto la condizione migliore per massimizzare le proprie performance. Tu nel 2021 sei stato campione, quadruplo campione italiano su cross, 10 km su strada, su pista e in mezza, eppure poi hai fatto fatica a trovare un'arma che ti prendesse con loro. Come mai c'è questa situazione in Italia, secondo te? Io comunque, dopo quell'anno abbastanza proficuo dal punto di vista dei titoli italiani, per fortuna l'anno successivo sono riuscito ad entrare in un gruppo sportivo, ma devo ammettere che non è il caso di tutti quanti. Molte volte bisogna avere fortuna, bisogna fare risultati nel tempismo giusto, e bisogna avere la fortuna anche di avere qualcuno in grado di essere abbastanza lungimirante da vedere il tuo potenziale e investire su di te, e non sempre questo accade. A marzo poi hai fatto il record italiano di maratona a Barcellona, a novembre sarai a New York. Innanzitutto, perché New York e che obiettivo hai da raggiungere in questa edizione? Allora, New York è una di quelle gare che un maratoneta nella sua vita deve fare sempre prima o poi. Poi, a parte il prestigio delle gare in sé, io ho anche un legame affettivo con la città, avendoci comunque
è passato 4 anni della mia vita, quindi tornare per me era una cosa che prima o poi andava fatta, e la maratona è stato il pretesto perfetto. E quindi sicuramente questo è il motivo. Poi New York è, per certi aspetti, simula tanto quello che succede nelle gare di campionato, essendo che è una gara in cui non conta il tempo ma conta la posizione, non ci sono lepri, è una gara uomo contro uomo, in cui, e questo la rende ancora più aperta a tatticismi e a molti altri fattori che possono stravolgere il corso della gara. Quindi è già in ottica Olimpiadi di Parigi 2024, perché come l'hai raccontata tatticamente si svolge come si svolge normalmente una maratona olimpica. Sì, sì, sicuramente questa è una maratona scelta appositamente in funzione per quello che è l'obiettivo principale, ed è un obiettivo che in Italia tutti quanti, molte persone stanno cercando appunto di contendersi, di meritarsi, ed è questo anche un sintomo di un certo movimento, una certa crescita nel settore della maratona, perché veramente la competizione sia nel nostro paese si è alzata tantissimo. Da quando sei qui al Tuscany Camp hai cambiato il modo di allenarti o trovi delle parti comuni con quello che facevi prima? Allora, diciamo che il programma di allenamento è abbastanza simile, nel senso che per quanto riguarda la maratona i metodi di allenamento si assomigliano parecchio. Quello che appunto, come ti dicevo, è cambiato è il contesto e le condizioni in cui vado ad eseguire questo tipo di allenamento, quindi la presenza di un gruppo, la presenza di sparring partners di alto livello che possano in un certo senso stimolarti a spingerti a tirare fuori il massimo. Questo sicuramente è stato quella percentuale mancante che serviva per accedere al livello successivo. Anche se sei arrivato da poco, avrai già legato con molti dei tuoi compagni che ci sono qua al Tuscany Camp. Che rapporti avete tra di voi? Allora, diciamo che per me questa non è una realtà completamente nuova, sono qui da 2 settimane, ma già sono entrato in contatto con il Tuscany Camp qualche mese fa, oltre al fatto che le persone che sono qua sono miei cari amici che conosco da tantissimo tempo, e la cosa, il valore aggiunto di questo Tuscany Camp è appunto il fatto che qui gli atleti si percepiscono come veramente fossero una famiglia, quindi c'è un clima molto sereno, molto familiare, molto coesivo, e c'è tantissima serenità ed è quello del segreto appunto per tenere insieme tutti questi ragazzi che, come ti ho detto, sono qui e provengono da paesi, da religioni, da etnie diverse, e che li accomuna appunto questa unica passione che è la corsa. Qui siete tutti professionisti praticamente, e invece che consiglio ti senti di dare a un atleta amatore che vuole correre la maratona? Allora, sicuramente la maratona è il sogno sportivo di tantissimi amatori. Dipende ovviamente dagli obiettivi personali, se parliamo di completare una maratona oppure correrla al massimo delle proprie capacità fisiche. Per completare una maratona, ma in entrambi gli obiettivi, comunque io il consiglio che mi sento sempre di dare è quello di approcciare questo obiettivo con gradualità, quindi porsi degli obiettivi raggiungibili e aumentare gradualmente insomma il tiro. Tu sei laureato in ingegneria, ti sei laureato negli Stati Uniti come hai detto prima. Che cosa rappresenta però la corsa per te? Allora, per me la corsa è una metafora di vita. La corsa è una scuola di vita perché è una rappresentazione effettivamente di come gira il mondo, del fatto per cui tu devi lavorare, devi fare sacrifici per raggiungere i propri obiettivi. Non sempre la vita opera in maniera giusta, nel senso che non sempre i tuoi sacrifici sono ricompensati con risultati che meriti. Quindi la corsa ti mette di fronte a delle situazioni per cui una volta imparato a gestirle, anche nella vita reale ti troverai ad avere una marcia in più, forgia una certa mentalità da vincente che, anche lasciata la corsa, ti renderà vincente in qualsiasi cosa deciderai di intraprendere nella vita. Ok, grazie anche per questi consigli. Un'ultima domanda: il tuo sogno nel cassetto?
mio sogno nel cassetto, per adesso resta nel cassetto, poi se si realizza lo tireremo fuori. Ok, allora aspettiamo che tu che lo riesca a realizzare e che ci sveli che cos'è. Grazie mille per essere stato con noi, in bocca al lupo per New York e grazie per i prossimi obiettivi. Grazie a voi, grazie.